5 agosto. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. La vera religione è purissimo amore verso l'uomo, sul modello, l'esempio, il comandamento, la legge del Dio che si adora. Il peccato, come suo frutto primario, non ha solamente allontanato l'uomo da Dio, ha anche reso straniero, forestiero, l'uomo all'uomo. Questo allontanamento da alcuni filosofi è stato fissato in una triste affermazione: Homo hominis lupus, l'uomo è lupo per l'uomo. L'uomo si scaglia contro l'uomo per divorarlo, ucciderlo, allontanarlo, sbranarlo. La vera religione è riportare l'uomo nella sua verità di origine, verità verso Dio e verità verso se stesso, i suoi fratelli, l'intera creazione. Se questa verità viene alterata, manomessa, trasformata, modificata, noi siamo sempre in una falsa religione, perché falso è il rapporto nostro con Dio e con i fratelli. Sempre la religione è falsa quando è fatta consistere in un culto nel quale è assente questa duplice verità. Sempre essa è falsa quando all'uomo viene negato l'amore che gli spetta per creazione. Far consistere la religione più santa e più vera della terra in una sterile e vuota ritualità di infinite abluzioni del corpo senza nessuna abluzione dell'anima e dello spirito attesta la sua totale falsità. Se poi a questa falsità si aggiunge anche l'elusione e la modifica dei comandamenti in favore della concupiscenza degli occhi, dell'avarizia, dell'accaparramento del denaro degli altri, facendo leva sulla fede dei deboli e dei piccoli, allora non solo si è in una religione falsa, si è anche in una religione di peccato e di grave aberrazione. In questa aberrazione l'uomo viene usato, non servito, viene sfruttato e ingannato, non aiutato a rientrare nella sua naturale verità. Quanto Gesù insegna ai farisei vale anche per ogni suo discepolo. Il rischio di trasformare, eludere, modificare la legge dell'amore è sempre a portata di mano. Basta un cuore impuro e tutto si trasforma in impurità. È sufficiente un animo concupiscente, avaro, che si lascia vincere dalla bramosia e subito il Signore viene venduto al male. I Giuda nella religione sono molto più di quanto non si pensi. Sono tutti coloro che si vendono la verità di Dio e dell'uomo alla loro malizia e malvagità. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani». Ed egli rispose loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto onore il padre e la madre. E inoltre, chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione, ipocriti. Bene, ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Poi, riunita la folla, disse loro: ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati. Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, 1, 2, 10, 14. Quando la religione è pura ed è santa. Quando il cuore dell'uomo è puro e santo. Quando il cuore dell'uomo è puro e santo. Quando in esso regna solo l'amore per il Signore e per i fratelli. Se amiamo secondo l'esempio che il Signore ci ha lasciato e ogni giorno ci lascia, siamo della religione pura. Se non amiamo, siamo della religione impura, deviata, trasformata, modificata, alterata. Quando siamo fuori della parola divina che ci insegna come amare,
sempre la nostra religione non è pura. Solo il vero amore ci rende puri. Non però l'amore che pensiamo noi, bensì quello che il Signore ci ha prescritto nella sua parola. L'uomo non è sorgente di amore vero e puro. Solo Dio è questa sorgente, ed essa ci è stata rivelata e consegnata tutta intera da Cristo Gesù con le parole e le opere. E la croce, il segno più grande della verità del suo amore. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci puri di mente e di cuore.